Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci, ben ritrovati. Apriamo parlando di calcio e del Catania che domani affronterà in trasferta la Juve Stabia, ovvero la squadra capolista nel girone della Catania in Serie C. In vista di questo importante match ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei rossazzurri, Tabbiani. Sentiamolo. Ogni partita, come dicevo prima, è diversa e ogni partita in questo campionato è difficile da preparare, da giocare e da ottenere risultati. Per cui la continuità dei risultati magari può sembrare non utile, ma in realtà poi quando si andranno a sommare tutte le proprie componenti potrebbe avere una validità. È ovvio che una squadra come la nostra, ma penso tutte le squadre, inizino la partita con la volontà di vincere, nessuna inizia la partita con o meglio, quasi nessuna con la volontà di pareggiare, però poi dobbiamo accettare determinati verdetti e più che altro analizzare come sono venuti gli eventuali pareggi o vittorie o sconfitte. Quando si parla degli ultimi 30 metri, poi bisogna capire cosa si vuole intendere, nel senso che abbiamo avuto in queste prime giornate tantissime occasioni o situazioni. Eliminando il palo reputo un'occasione, nel senso non vado a dire sfortuna, non ne ho voglia di parlare di queste cose, però sicuramente sono occasioni. E se andiamo ad analizzare determinate statistiche che ci sono, arriviamo spesso in quella zona di campo. Penso che abbiamo avuto tante occasioni da gol. È normale che se si ipotizza che in una partita si possano creare 15-12 occasioni da gol nitide, si deve andare a guardare un'altra categoria, quelle ma veramente un'altra categoria, perché normalmente diciamo in Serie C, quando una squadra crea 6-7 occasioni da gol a partita, è un dato già importante. Da arrivare a dire e concretizzarle è chiaro, ci sono delle situazioni dove avremmo potuto fare meglio, delle situazioni dove qualcosa magari non ci è andato nel verso giusto, delle situazioni che ovviamente quando si va in vantaggio subito possono cambiare determinate partite, determinate situazioni dentro la gara. Per cui la difficoltà negli ultimi 30 metri io la analizzerei se una squadra non creasse mai un'occasione. Se andiamo a vedere occasioni create, occasioni concesse in ogni gara, penso che siamo sempre a un più per il Catania. In tutte le partite, l'unica dove non abbiamo costruito praticamente niente è stata a Monopoli, ma ne abbiamo già parlato per tanto tempo. Nelle altre gare abbiamo sempre avuto più occasioni degli avversari, abbiamo avuto tante situazioni che potevano portare a. Questo non vuol dire che davanti si è sbagliato, che Tizio ha sbagliato, no, perché magari un tiro che viene rimpallato piuttosto che un tiro che colpisce il palo, piuttosto che un'altra situazione, viene considerata magari che non abbiamo avuto milioni di occasioni, ma sarei molto più preoccupato se non arrivassimo a quel momento lì. Restiamo a Catania ma cambiamo argomento. Una casa per noi è diventata realtà. Si tratta di un importante progetto dell'Associazione Futuro 21 inaugurato appunto a Catania, un progetto dedicato ai giovani con sindrome di Down. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. È stata inaugurata a Catania in via Salemi 5 una casa per noi, una casa accogliente e piena di comfort dove giovani e adulti con disabilità intellettiva potranno vivere in modo autonomo. L'idea dell'Associazione Futuro 21, diretta da Anna Papale insieme a tante mamme, è diventata realtà grazie al supporto di cittadini e imprese per promuovere l'indipendenza abitativa dei giovani con sindrome di Down. Futuro 21 è un'associazione di famiglie e caregiver di persone con sindrome di Down. Questo progetto nasce dall'esigenza che abbiamo riscontrato con i nostri figli nella crescita di avere e trovare un posto loro dove incominciare a sperimentare la residenzialità e in semi-autonomia e con il desiderio che tutti quanti possano avere di trovare il loro posto nello spazio e nella società. Tutto quello che abbiamo costruito è stato veramente inaspettato perché le risposte dalle imprese e dagli amici sono state tante e ci hanno permesso di realizzare tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo inaugurando oggi. Noi, oltre al discorso di fare gli inserimenti per la residenzialità, ci occupiamo anche di inserimenti lavorativi e ci occupiamo anche delle nuove generazioni perché è importante dare questo segnale a chi ancora
sta affrontando la disabilità ed è nell'età adolescenziale, quindi ancora non è pronta, comunque non ci si pensa perché i problemi nascono dopo la scuola. E quindi supportiamo le famiglie, ci supportiamo a vicenda per tutto quello che abbiamo passato, dando consigli o suggerimenti e accettando proposte per migliorare. La ricerca sulla sindrome di Down ormai si svolge da anni attraverso un principio di fondo che è la regola, quella di comunicare tutti i nostri step alle famiglie, alle associazioni. Questo è anche l'obiettivo del progetto europeo ICOD, progetto che prende questo acronimo da Improving Cognition in Down Syndrome, dove l'obiettivo è certamente studiare l'efficacia e la tollerabilità di un nuovo farmaco per il trattamento dei deficit cognitivi nella sindrome di Down, ma permettetemi di dire prima ancora l'obiettivo è comunicare alle famiglie step by step come la nostra ricerca si muove dall'ambito preclinico all'ambito clinico. È un progetto europeo che vede come leader l'IMIM, il professor Rafael de la Torre a Barcellona, Elis Pharma a Bordeaux e anche l'Italia attraverso l'Oasi di Troina e l'Università di Catania insieme ad altre associazioni, insieme soprattutto ad altri enti come Jerome Lejeune e altre appunto realtà spagnole come Sermas a Madrid. Ripeto, stiamo cercando attraverso anche canali social come Twitter, costantemente anche monitorati dalla Commissione europea, di raccontare per esempio lo sviluppo del farmaco e come sta andando avanti, per esempio che in fase 1 gli studi nei volontari sani hanno dato dei risultati molto positivi di tollerabilità, secondo il principio del primum non nocere, prima di tutto lo studio della tollerabilità e della sicurezza. Ora siamo nella fase successiva, appunto a Barcellona, del reclutamento e dello studio dell'efficacia sui deficit cognitivi. Qual è l'obiettivo finale? Aumentare l'autonomia delle persone con sindrome di Down, ma nello stesso tempo comunicare volta per volta i nostri step della ricerca attraverso le interazioni con l'IPD, con Core Down, con realtà anche come Futuro 21 che stanno sicuramente facendo un grande lavoro in questo ambito. In Sicilia 570 cacciatori sono stati abilitati al contenimento dei cinghiali. Sono i coadiutori per il controllo della fauna selvatica. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Sono 570 i coadiutori al controllo numerico dei cinghiali formati e abilitati dalla Regione Siciliana attraverso i corsi promossi dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale. Si tratta di figure professionali da impiegare nelle attività di contenimento della fauna selvatica, soprattutto per prevenire i casi di peste suina africana nell'ambito del piano di interventi urgenti messo a punto dall'amministrazione regionale come da disposizione del commissario nazionale. Dopo l'avviso pubblicato dal Dipartimento con cui sono stati selezionati i cacciatori siciliani interessati, sono stati completati i corsi di abilitazione in ciascuna provincia dell'isola. La parte teorica è stata curata e coordinata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, MIRRI, ed è stata proposta in modalità a distanza a tutti i partecipanti. Gli istruttori di tiro del Corpo Forestale hanno infine guidato le attività pratiche sulle norme di sicurezza e sul tiro con carabina nei poligoni coinvolti nel progetto. Con questi corsi, ha dichiarato l'assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale, Luca San Martino, abbiamo offerto ai cacciatori siciliani un'importante opportunità di riqualificazione, in modo da avere a disposizione professionisti abilitati in grado di supportare gli imprenditori agricoli sia nel prevenire epidemie tra gli animali, sia nel contrastare i danni provocati dai cinghiali nelle aree in cui si registra un sovrappopolamento di questa specie selvatica. Questa è la ripartizione per provincia dei coadiutori abilitati: 67 ad Agrigento, 64 a Caltanissetta, 49 a Catania, 25 a Enna, 98 a Messina, 110 a Palermo, 20 a Ragusa, 29 a Siracusa e 108 a Trapani. La cronaca, partendo da Caltanissetta e dall'arresto effettuato dalla Polizia di Stato di un trentenne. L'uomo, infatti, durante un controllo è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, sostanza che aveva nascosto negli slip. Vediamo il servizio.
La squadra mobile, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha sottoposto a controllo gli occupanti di un mezzo in transito nel centro storico di Caltanissetta. Nel corso delle perquisizioni personali, uno di essi ha consegnato agli agenti della Polizia di Stato un involucro contenente cocaina che aveva nascosto negli slip. A seguito della richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e il sequestro della droga, sottoponendo l'indagato alla misura restrittiva dei domiciliari in attesa delle prossime fasi del procedimento penale, che allo stato è nella fase delle indagini preliminari. Notizia da Catania, parliamo dei controlli intensificati da parte della Polizia di Stato in via Capopassero. Il bilancio di questi controlli parla di un arresto, un'altra persona indagata e poi diverse sanzioni, soprattutto per violazioni al codice della strada. Ma vediamo tutti i dettagli di questi controlli nel nostro servizio. La Polizia di Stato ha eseguito mirati servizi di controllo nella zona di via Capopassero a Catania, ad alta densità di popolazione, dove spesso si sono registrate condotte improntate all'illegalità, talvolta opera di soggetti di giovanissima e addirittura minore età, come consumo di stupefacenti, dispersione scolastica, occupazione e vandalizzazione di edifici e spazi pubblici. Le azioni operative hanno consentito l'incessante perlustrazione delle vie di comunicazione e la verifica su soggetti attraverso il posizionamento di posti di blocco in località di particolare interesse operativo, le verifiche amministrative e l'identificazione di avventori in esercizi pubblici sottoposti a licenze di polizia, le verifiche a soggetti domiciliati nell'ambito territoriale sottoposti a misura di sorveglianza o restrittiva, l'attività di competenza della squadra mobile presso le abitazioni o le pertinenze dei condomini, come i vani ascensori, per la ricerca di sostanze stupefacenti con il supporto operativo dei nuclei mobili di polizia territoriale, controlli congiunti con tecnici specializzati Enel e Sidra per la verifica delle regolarità delle forniture. Il primo risultato importante è stato ottenuto con l'arresto di una persona colta nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, infatti, è stato trovato in possesso di 209 dosi di marijuana e 208 di cocaina, già confezionate e pronte allo spaccio, oltre a una radio portatile e la somma di 155 euro ritenuta provento dell'attività illecita. Sono state altresì effettuate tre perquisizioni alla ricerca di droga. Inoltre, la cinturazione della zona tramite la dislocazione a cerchi concentrici del dispositivo di controllo sulla porzione di territorio compreso tra Viale Tirreno, Via Capopassero e Via Ortigia ha consentito di osservare la pressoché totale movimentazione di mezzi e persone e di selezionare per approfondite verifiche 135 veicoli, identificare 214 soggetti e contestare 31 violazioni al codice della strada. Tra le persone controllate sono stati trovati soggetti pregiudicati, la cui posizione sarà sottoposta al vaglio per eventuali irrogazioni di misure di prevenzione. Una persona infine è stata indagata in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Gli agenti infatti hanno accertato un allaccio diretto per l'illecito prelievo di energia elettrica e di acqua senza che ciò venisse registrato da alcun contatore. A Termini Imerese, nel Palermitano, in manette è invece finito un corriere. I carabinieri della compagnia di Termini Imerese hanno arrestato un autotrasportatore 34enne palermitano per i reati di appropriazione indebita e simulazione di reato. L'uomo aveva denunciato che mentre effettuava delle consegne in contrada Molara di Termini Imerese con un autocarro della ditta per cui lavorava, due soggetti a bordo di uno scooter, travisati e armati di coltello, lo avevano costretto a fermarsi, rapinandolo dell'incasso e dandosi immediatamente alla fuga. I militari dell'arma, dopo aver esaminato i diversi impianti di videosorveglianza presenti nella zona, rilevato le sue numerose dichiarazioni incongruenti e dopo aver effettuato una perquisizione sullo stesso automezzo condotto dal Corriere, sono riusciti a ricostruire i fatti realmente accaduti, ossia che lui stesso si era impossessato di parte dell'incasso giornaliero della società per cui lavorava, occultando la somma di oltre 700 euro. L'arresto è stato convalidato dal giudice del dibattimento del Tribunale di Termini Imerese.
Ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.